sostegno degli amministratori colpiti o che siano da considerare a rischio. Contemporaneamente abbiamo dato piena attenzione agli amministratori a rischio, quindi coordinata dai prefetti da tempo è operativa una procedura di valutazione collegiale dei singoli fatti intimidatori improntata alla massima tempestività che viene svolta con la partecipazione non solo dei vertici delle forze di polizia ma anche con il coinvolgimento dell'amministratore interessato e dei magistrati delle procure distrettuali. Il livello di protezione, quello adeguato, e il corrispondente dispositivo tutorio sono valutati anche dall'Ufficio Centrale Interforze per la sicurezza personale, che ha specifiche competenze nei casi in cui la condizione di rischio sia collegata a fatti di matrice mafiosa o di criminalità organizzata. 24 le misure adottate in questo specifico ambito su diretta determinazione dell'UCIS, mentre sono circa 1.000, esattamente 964, i dispositivi approntati su decisione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza. Di queste misure, 158 riguardano amministratori di enti locali calabresi. Sul piano normativo, ho anche proposto di estendere agli amministratori locali i benefici previsti dalle disposizioni anti-racket. Grazie Ministro, facoltà di replicare la deputata Santelli. Grazie signor Ministro. Sul punto specifico oggettivamente non posso che dirmi insoddisfatta, perché se dal 2014 sono in vigore queste misure e nonostante anche i provvedimenti di protezione che arrivano però successivamente sicuramente per tutelare il singolo, l'escalation che le indicavo di atti vuol dire che tutte queste azioni sono azioni di gran forma ma di poca sostanza sul territorio. Però quello che mi interessava, signor Ministro, al di là degli amministratori locali, il problema degli amministratori locali è un sintomo a cui sono legati atti intimidatori sulle imprese e in generale una situazione di insicurezza. Quello che io chiedo a lei, e lo chiedo con oggettiva, le chiedo sensibilità da siciliano, quindi da persona del Sud, alcuni elementi non devono essere trascurati. Quanto un territorio come la Calabria, e poco fa abbiamo ascoltato i colleghi del Movimento 5 Stelle che parlavano di purtroppo criminalità calabrese in un'altra regione. Quando in una regione come la Calabria c'è una procura che è assolutamente sottodimensionata negli organici, quando gli organici delle forze dell'ordine vengono decisamente diminuiti, quando non c'è un'attenzione formale e seria, si rischia di perdere il momento giusto per poter intervenire. Forse siamo già oltre, ma cerchiamo di correre ai ripari immediatamente. Convochi, venga lei a fare un comitato d'ordine pubblico e sicurezza in Calabria, venga a sentire tutti, faccia sentire, fate sentire la presenza dello Stato. Mi creda, non si sente per nulla. La ringrazio. Adesso passiamo all'interrogazione numero 3983 dei deputati La Russa ed altri, concernente chiarimenti ed iniziative in merito all'utilizzo di veicoli della Croce Rossa italiana per il trasporto di profughi da una struttura di Bresso, in provincia di Milano, a Forlì, presso la Commissione per la concessione dello status di rifugiato. Il deputato La Russa ha facoltà di illustrare la sua interrogazione e le ricordo che ha 1 minuto. Prego. Grazie. Da quando abbiamo scritto l'interrogazione a quando è stato possibile interrogare il ministro competente è passato un po' di tempo, per cui nel frattempo, e voglio dargliene atto, signor ministro, il problema è sostanzialmente risolto come in via breve avevamo chiesto, e cioè facendo non più andare fino a Forlì i rifugiati che erano a Milano, a Bresso, ma avvicinandoli a Milano. E quindi lei ci darà.